Benvenuti o bentornati su Creazioni Digitali. In questo video parleremo dello strumento testo in Affinity Designer. All'interno di Affinity troviamo due modalità di utilizzo del testo, suddivise in due strumenti distinti, il testo artistico e il testo cornice. Il testo artistico si usa per parole singole, slogan, per disegni tipografici, titoli, citazioni o loghi, mentre il testo cornice viene utilizzato per creare e gestire periodi o paragrafi, quindi per gestire una quantità di testo superiore. Attivo lo strumento testo artistico cliccando sull'icona a forma di A nella barra degli strumenti oppure attraverso il tasto di accesso rapido T dalla tastiera. Il cursore del mouse assume una forma diversa e appare una lettera A, quindi trascino con il tasto sinistro del mouse premuto per stabilire già in partenza la grandezza del testo che voglio editare. Il testo può essere incollato oppure digitato da tastiera. Io lo scrivo da tastiera e ne cambio il colore, altrimenti non vedrete nulla. Torneremo dopo a parlare del pannello colore e vi spiegherò come funziona. Adesso lo aggancio angolo destro inferiore per ridimensionarlo e spostarlo. Dalla barra del menu contestuale seleziono la famiglia di font, lo stile e le dimensioni in punti. Per variarne le dimensioni è possibile digitare il numero esatto nell'apposita casella oppure utilizzare il mouse, selezionando e trascinando le maniglie poste agli angoli per mantenere invariate le proporzioni fra altezza e larghezza. In questo modo restano vincolate. Affinity ridimensiona il testo partendo dall'angolo agganciato. Se invece premo il tasto CTRL, il testo verrà ridimensionato partendo dal centro, agganciando il testo invece attraverso le maniglie poste al centro dei lati, altezza e larghezza saranno ridimensionate in modo indipendente, senza vincolarne le dimensioni, ma in questo caso ottengo una deformazione del testo. Il testo può essere formattato anche dal pannello carattere, che si attiva come tutti gli altri pannelli dal menu finestra. Lo attivo e vediamo che troviamo quasi tutte le stesse funzionalità che sono già presenti nella barra del menu contestuale con lo strumento attivo naturalmente. Troviamo alcune funzionalità avanzate come la crenatura, la spaziatura, la linea di base, l'interlinea, inclinazione e scala orizzontale. Ci sono altri pannelli che servono per la gestione del testo, ma li vedremo successivamente. Il testo può essere ruotato come se fosse una forma, avvicinando il mouse ad uno degli angoli e ruotandolo manualmente. Vediamo che il cursore del mouse cambia, così come abbiamo già visto per le forme, indicandoci l'azione che è possibile eseguire. Agli angoli assume la forma di una curva e ci indica che possiamo ruotarlo. Nei punti centrali dei lati invece prende la forma di due frecce parallele e in questo caso è possibile inclinare il testo. Annullo con CTRL Z da tastiera e riporto tutto com'era. Le stesse operazioni le possiamo fare anche attraverso il pannello trasforma, utilizzando i pulsanti a scorrimento per ruotare o inclinare il testo. In alternativa è anche possibile inserire l'esatto valore. Anche per i livelli testo è possibile cambiare il punto di origine, così come abbiamo già visto nel tutorial dedicato alle forme. Modificando il punto di origine, il testo ruoterà a partire dall'angolo in cui l'ho spostato. Non mi dilungo più di tanto perché è un concetto di cui ho già parlato nel tutorial relativo alle forme, che trovate nella stessa playlist. Il testo, come qualunque altro oggetto, è formato dal riempimento e dal tratto, che va regolato dall'apposito pannello, dando
o togliendo spessore attraverso la barra di scorrimento. Anche del tratto abbiamo già parlato nel tutorial relativo allo strumento matita. Utilizzando il pannello colori, seleziono un colore con il contagocce, assegno un colore diverso. I pallini colorati indicano i colori assegnati. Il primo più in alto indica il colore assegnato al tratto, quello più in basso il colore assegnato al riempimento, mentre il pallino più piccolo vicino al contagocce indica il colore attivo che possiamo assegnare cliccando sui cerchi accanto. Se vogliamo assegnare un gradiente, possiamo farlo dalla barra del menu contestuale. Seleziono il testo, attivo il selettore colore e seleziono sfumatura. In questo caso ho una sfumatura che va dal bianco al fucsia. La sfumatura può essere ellittica, conica, lineare o radiale. È possibile anche invertire i colori della sfumatura cliccando sull'apposita icona che troviamo nel pannello, oppure cambiare i colori cliccando sul selettore colore. Ad esempio, clicco sul selettore colore, campiono il colore dello sfondo e lo assegno così alla sfumatura. La sfumatura può essere assegnata non solo all'intero testo, ma anche alle lettere singolarmente, per ottenere così un effetto molto particolare rispetto ad un gradiente spalmato su tutto il testo nella sua interezza. E poi è possibile rifinire il testo artistico applicando degli effetti, ad esempio un effetto rilievo, ne regolo i valori accanto, un effetto 3D. Per duplicare il testo basta trascinarlo, tasto Alt da tastiera e tasto sinistro del mouse premuti, rilasciare e il testo è duplicato. È ancora possibile cambiare ad esempio la scritta, infatti se lo seleziono digito un altro testo, posso ancora editarlo, eliminare gli effetti che ho dato o aggiungerne altri. Adesso riduco il tratto perché non avevo impostato scala conforme. Il testo può essere modificato fino a quando non lo convertiamo in curve. Tasto destro, converti in curve. Da questo momento in pratica non potrà essere più editato attraverso lo strumento testo, ma prende tutte le caratteristiche di una forma e quindi andrà lavorato con ad esempio lo strumento nodo, che abbiamo già visto nel secondo tutorial di questo corso. In pratica, andando a modificare le curve, possiamo modellare la lettera in base alle nostre esigenze. Possiamo ancora agire con altri strumenti. Duplico la spirale scenografica che ho messo all'angolo destro e la sistemo in prossimità della lettera B. Ne riduco lo spessore e poi ne sistemo un'altra sotto la lettera T. Adesso, selezionando le due forme, cioè la spirale e la lettera, e attivando lo strumento generatore di forma così come abbiamo visto nel tutorial precedente, lavorando per sottrazione ottengo un effetto traforato. La stessa cosa faccio con la lettera B. Anche qui attivo lo strumento generatore di forma e per sottrazione elimino delle aree. Ottengo un effetto molto particolare. Riduco un pochino il tratto perché così sinceramente non mi piace. E questo è il nostro testo artistico. Avevo preparato altre tavole di disegno perché era mia intenzione proseguire e parlarvi anche in questo tutorial del testo cornice, ma ho visto il timer e quindi forse è meglio che ci fermiamo, e quindi ne parleremo nel prossimo tutorial, dove porteremo a termine anche il design di questo pieghevole. Se questo video ti è stato utile, lascia un like, un commento e ci sentiamo la prossima settimana. Ciao.